un'occasione così particolare, la testa di Sandic non appoggia, non appoggia il portiere, un'immarcatura su Mignale, Mignale l'ha contenuto abbastanza bene, non poteva dare forse, ma stiamo parlando di poche cose. E poi, quando io parlo degli arbitri, ma loro ci sono tutti, se ci sono episodi tutti, allora non mi racconto. Ma io, noi siamo nei playoff perché vuol dire che c'è 5 punti su Malleo, per quella entrata ci danno 25 punti, li abbiamo presi, più uno sono 6. È assurdo, mi ha aperto un Malleo in entrata e non è stata punita. Allora, giocare per l'ultima parte, in superiorità numerica, io credo che avevamo più possibilità di portarla a tempo. Mi sono arrabbiato perché quando c'è una prestazione di questo tipo, no? Anche qualche volta diciamo per venire da uno aspetto magari dovevamo chiuderla, ma non è che ci sono stati, la squadra si è provata, però è un peccato, ecco, ogni volta ci sono episodi che condizionano il resto della partita e da un periodo e sono sempre dallo stesso lato. Io sono amareggiato per questo, perché vedere una squadra così, vedere un ragazzo che grida perché gli stanno dando i punti di sutura e neanche è stato sanzionato per un fallo, mi dà fastidio, questo lo voglio dire. Però io ripeto, oggi veramente altre partite abbiamo detto non siamo stati primati per una parte di gara, tutto. Oggi vedo che l'impressione anche nell'ultimo periodo di gara che danno altro che non potevano mai fare gol, cioè che questa è la sensazione, purtroppo abbiamo pagato in una protesta di un singolo che se ha fatto una bella cosa dobbiamo dire onestamente. È un peccato, abbiamo perso un'occasione importante, però se la squadra è questa abbiamo diciamo parecchie chance di arrivare al traguardo, perché dobbiamo continuare con questo tipo di prestazione da qui alla fine. Mister, proprio io credo che lo sapremmo stati prima, che è uscito un po' affaticato perché era un po' che non giocava, non penso che ci siano problemi, l'unico problema è Ogherega che penso sia difficile che recuperi per Palermo, secondo me, perché con 5 punti di sicuro in una zona particolare il problema è quello. No, Dino, ne trovi in panchina, però era in grado di giocare? No, perché c'era la possibilità di portarlo in panchina e erano contrari, diciamo. Il ragazzo ha voluto rimanere insieme ai suoi compagni, quando non era possibile utilizzarlo, non era a disposizione. Quindi anche lui rischia di non giocare. Ma dalla richiesta strumentale non c'è un problema, non ci sono probabilmente, io mi auguro che quantomeno lui possa essere nella partita. Ecco, forse il secondo tempo l'abbiamo controllata bene, però mancato forse quelle qualcosa per andare a chiudere. Non siamo mai contenti. No, per l'amor di Dio, si fa. Abbiamo fatto 90 minuti. Abbiamo fatto, sì, però ci abbiamo provato, non siamo riusciti, eravamo equilibrati perché poi quando attacchi non puoi concedere spazio perché loro non avevano più niente da perdere, si sono messi quasi con quattro attaccanti e per cui non puoi spingere, abbiamo anche spinto, abbiamo creato i presupposti per chiudere, non ci siamo riusciti, però ripeto non avevamo dato sensazione di poter prendere il gol. Quindi io credo che la prestazione è stata anche la squadra matura, ecco, molto attenta rispetto alle altre volte. Abbiamo preso loro, ripeto, per una protesta di una bella giocata di Sabino, che poi è una repetizione compagna di Santoro, però ripeto, è un peccato perché la prestazione 90 minuti fatta in quella maniera meritava un po'. Nel conto possiamo fare a chi ha giocato meno che oggi i primi, il maggiore, lo stesso Giallo, direi, forse addirittura il migliore di tutti. Io l'ho detto ieri in conferenza, che non possono essere considerati giocatori o alternative. Ma io non mi lamento mai degli assenti perché so che in questo cargo difficilmente quando si cambia ragazzi non si fanno trovare contenti. Quando c'è stata qualche partita, non al meglio, che c'è stato un po' di turnover, diciamo che le prestazioni di chi ha giocato meno non hanno. Era una prestazione globale negativa tipo Pescara, per fare un esempio, anche i carri del primo tempo o altre partite, però credo sono giocatori.
Panthers e anche spirito di sacrificio, umiltà, di restare su tutti i palloni. Questa è stata una cosa veramente piacevole, vedere come si è fatto in campo. Perciò, ormai, come intanto, l'aver perso tutto.